Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di iPhone SE 2022 e se secondo me ne vale la pena da utilizzare come smartphone principale per la vita di tutti i giorni. Ma noi ci vediamo come al solito dopo la sigla. Eccoci qua ragazzi, spero che anche questa sigla vi sia piaciuta come le altre. Ma prima di iniziare vi ricordo un paio di cose, quindi di seguirmi sui miei principali social, quindi Instagram, qua su YouTube e qualche volta su Twitch, perché adesso mi sta arrivando un microfono nuovo e quindi comincerò a startare con le live circa una o due ogni settimana, quindi seguitemi su Twitch. Per quanto riguarda il design, questo iPhone SE è identico ad iPhone 8, è identico al modello di vecchia generazione, quindi quello del 2020. La batteria invece, essendo la stessa, è migliorata perché il processore, essendo più potente, riesce a gestire meglio gli sfruttamenti di energia, quindi riesce a farti arrivare a sera quasi sempre con la batteria dell'iPhone. Rispetto all'8 ha molta più batteria che era il mio telefono che avevo prima. Avendo loro rotto l'8 non posso fare una comparativa, ma più o meno l'8 durava circa 3-4 ore, questa dura circa 5-6, quindi c'è un po' di differenza e secondo me ha senso molto passare se si vuole una batteria più performante. Parliamo adesso del punto migliore di questo telefono, che è appunto la fotocamera, che secondo me è migliorata davvero tanto rispetto all'8, non solo in condizioni di bassa luminosità, anche per quanto riguarda il video e per quanto riguarda le foto, perché con la nuova funzione Quick Take, che è davvero fighissima, ti permette di realizzare un video solo dalla fotocamera, dalla modalità foto, tenendo premuto il pulsante della modalità foto andate a registrare un video anche in 16 noni, io ce l'ho in 4 terzi, questi sono i formati che si possono realizzare, quindi in un primo, in 4 terzi e in 16 noni, questi sono i tre formati che Apple fa permettere di realizzare foto e appunto anche video quick take, perché sono i video che noi andremo a realizzare. Parlando appunto, questa è la modalità foto, ci sono delle introduzioni che io non ne parlerò perché secondo me sono abbastanza inutili, come i photographic styles, perché non li ho usati praticamente una volta. La figata invece per quanto riguarda la foto, che io prima non avevo, è la modalità ritratto, che non è una figata, però è una cosa bella da avere, nel senso che molte volte può tornare utile scontornare il soggetto dallo sfondo, in particolare magari se non ha tanti capelli come me, ma se è una persona magari pelata, questa cosa torna molto utile e iPhone fa molte volte un lavoro egregio avendo anche solo una sola fotocamera. Quindi essendo una cosa software e non come i modelli di iPhone classici, quindi il 13, 12, 11, che hanno appunto doppie fotocamere o triple fotocamere nel caso dei modelli Pro, che appunto vanno a usare le diverse focali per trovare il soggetto e scontornare lo sfondo. Per quanto riguarda appunto le videocamere e la fotocamera, scatta appunto foto migliore rispetto all'8 e anche video migliori, ma ovviamente essendo la stessa fotocamera non può stravolgere completamente l'esperienza, ma aggiunge davvero delle chicche, come appunto la modalità ritratto, che appunto ampliano davvero l'utilizzo d'uso e ampliano un pochino anche la qualità. Per quanto riguarda appunto il video, la parte video, sono più o meno identici video, è un po' migliorato l'HDR, quindi appunto esporre le zone in ombra e luce, quindi non bruciare le zone in ombra e luce, e qui è migliorato leggermente anche questo e appunto va a superare modelli come XR, XS. Come video appunto può registrare fino a 4K60 e come foto, come ho detto prima, 12 megapixel. Nella parte video appunto abbiamo Full HD fino a 30 fps nella fotocamera anteriore e 4K fino a 60 fps nella fotocamera posteriore. Molto importante ricordare che appunto questa fotocamera è la stessa dell'iPhone 8, è la stessa dell'iPhone SE 2020. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e seguitemi su Twitch quando riesco, su Instagram e niente, ci vediamo al prossimo video, ciao!